Ah, ciao. Pronti per le ferie? No, non sto scherzando, le mie ferie iniziano adesso perché quest'anno farò le ferie a settembre, quindi nel momento in cui vedrete questo video sarò in ferie. E questa che cos'è secondo voi? Questa è una action cam. Quindi nelle ferie ci portiamo dietro l'action cam perché le utilizziamo per riprendere i nostri bagni, le nostre escursioni, qualsiasi altra cosa. Le action cam sono entrate alla ribalta, insomma, sono entrate sul mercato con le famigerate GoPro, però ormai sul mercato abbiamo tantissimi cosiddetti cinesoni che cercano in qualche modo di trovare un incontro tra la qualità e il prezzo, fornendoci un servizio leggermente simile a un prezzo leggermente più basso. Oggi quindi vi voglio parlare della Winmuse L1 4K, che è una action cam capace di fare filmati in 4K a 24 fps, a 2K interpolati, e 1080p 60 fps, 30 fps, 720p a 120 fps effettivi, che quindi possiamo, diciamo, utilizzare per riprendere le nostre vacanze. Quindi direi che adesso ci rivediamo dopo la sigla, magari mi tolgo il cappello e se per caso mi vedete salutare è perché sto salutando qualche vicino. Ho dovuto aprire completamente le finestre perché oggi piove e c'è pochissima luce, quindi abbiate pazienza. Quindi abbiamo detto action cam. Di action cam ce n'è davvero di tantissimi tipi e davvero per tutte le tasche. Questa che vi voglio presentare oggi, grazie all'azienda Wemius, è una action cam dalle forme un pochettino particolari, che si separa un po' da questo grosso troncone di action cam, tutte simili alla Hero 5. Quindi adesso ci vediamo un bel unboxing, dopodiché vedremo un po' di video test che ho fatto sia per quanto riguarda la parte audio, quindi registrato originariamente dal microfono, sia per quanto riguarda la parte video registrata fuori dall'acqua e in acqua. Nessuno di questi filmati ha avuto una color correction, nessuno di questi filmati ha avuto una correzione dell'audio, quindi sono puri e potrete valutare voi stessi come meglio che vedete qual è la qualità effettiva di questa action cam. Quindi adesso un bel unboxing. Allora, eccoci qua per un breve unboxing. Cercherò di non essere troppo prolisso e darvi soltanto le informazioni principali. Quindi questa è la valigetta con cui arriva la Winmuse L1. È una valigetta antiurto e contiene all'interno varia oggettistica che adesso andremo a vedere. Quindi una volta aperta vediamo all'interno ovviamente l'action cam dentro il suo scafandro, vari oggetti e questa imbottitura antiurto in spugna o gomma o polistirolo espanso, chiamatelo come volete. Partiamo però da questa parte qua. Quindi qua abbiamo una taschina dove abbiamo una piccola pochette dove possiamo mettere la cam una volta che l'avremo estratta, insomma per qualsiasi motivo ci serva metterla fuori. La mettiamo da parte. Poi abbiamo pannetto per la pulizia della lente, gli agganci, questi qua, queste fascette d'elettricità che possono servire per miliardi di scopi, per agganciarla, per fare un sacco di cose. Poi abbiamo il foglietto delle istruzioni dove appunto ci dice che lo scafandro è resistente fino a 30 metri di profondità, giroscopio, stabilizzatore, software. È utilizzabile per i droni quindi con la funzionalità FPV e ha uno schermo posteriore da 2 pollici non touchscreen. All'interno quindi troviamo tutte le indicazioni principali di sicurezza, una short guide per allestirla, per farla funzionare, oltre che nell'ultima pagina i QR code da scaricare nel caso in cui si voglia utilizzare, e vi consiglio di farlo, l'applicazione per iOS o per Android. Ora passiamo al prossimo. Qui abbiamo un foglietto di garanzia, lo mettiamo da parte, quindi passiamo alla parte quindi al contenitore vero e proprio degli accessori. Abbiamo qua
le fascette che possono servire per collegarla a caschetti o altre cose con i vari attacchi, lo scafandro che si monta, lo scafandro supporto, cover, chiamatela come volete, che si monta quando non è all'interno dello scafandro, quindi quando viene utilizzata fuori dall'acqua. Con questa farò la prova per farvi sentire come si sente il microfono. Ha gli agganci per i treppiedi per le macchine fotografiche sia sopra che sotto, molto 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 comodo. Poi qui abbiamo ancora gli agganci con gli adesivi 3M, per quindi molto buoni per caschetti e quant'altro. Questa è una fascettina che serve spesso per agganciarla e evitare di perderla nel caso in cui si stacchi. Mettiamo sempre da parte. Seconda batteria da 1000 mAh, 3,7 V dai lithium di litio. Ce ne sono due in dotazione. Una ce l'ho adesso dentro la cam, così poi vi faccio vedere un attimino il software interno. Mettiamo anche questa da parte. Cavetto di ricarica. Poi questa è la clip per attaccarla allo zaino. Penso che sopra, quando arriverà un pochettino di freddo, farò dei video test, diciamo, di camminate, mi piacerebbe molto. Questo è per attaccarlo ai bastoni, selfie stick o quant'altro. Poi cos'altro abbiamo? Questa è la... questo è il supporto che si utilizza sui manubri delle biciclette. Mettiamo anche questo qui da parte qua. Poi abbiamo altri supporti, supportini di vario genere, di vario tipo, che si utilizzano per varie cose. E quindi poi veniamo alla action cam. Allora, questo lo spostiamo perché adesso non ci interessa. Veniamo all'action cam. Questa è l'action cam. Scafandro resistente fino a 30 metri, chiusura a clip, con sicura, si blocca da qui, lo apriamo e apriamo l'action cam. Adesso la togliamo fuori, l'appoggiamo un attimino qua e vi parlo un attimino dello scafandro. Lo scafandro, vabbè, ovviamente all'interno ci sono dei tasti corrispondenti ai tasti funzione, protetti credo da degli o-ring. E qua c'è una guarnizione, insomma, fate sempre allo stesso modo. Qua c'è una lente, quindi adesso questa qui non mettiamo da parte, ma la lascio qua così a perenne monito. Quindi passiamo ora a una brevissima descrizione della action cam. Quindi abbiamo detto interamente esternamente gommata. Qua abbiamo il tastino che serve per far partire la connessione wifi e farlo navigare all'interno del menu. La lente, lateralmente abbiamo il vano per la batteria. Questo qua invece è l'altoparlante di sistema, cioè quello da cui sentiremo l'audio quando vorremmo ascoltare i video direttamente sulla cam. Nel mentre lo accesa, ma non è un problema. Questo schermo LCD 2 pollici, non touchscreen, con già una pellicolina protettiva laterale. Lato laterale, parte connettività insolitamente, ma cosa molto ottima e apprezzata. Abbiamo lo sportellino con la connettività USB, quindi abbiamo connessione USB per la ricarica, micro SD, plug HDMI Type D. Sopra abbiamo tasto per accensione e spegnimento, e di navigazione nel menu, e tasto per far partire le registrazioni, nonché fare le fotografie. Il menu, molto molto brevemente, è composto praticamente da innanzitutto ci si sposta, si passa dalla parte foto alla parte menu. Il menu è abbastanza completo, devo dire. Hanno fatto una ottimissima implementazione di funzioni che rendono le registrazioni di questa action cam migliori rispetto ad altre sue, diciamo, pari livello come hardware. Quindi vi lascio ai filmati che ho realizzato per fare appunto delle comparazioni, per poter farvi vedere come sono venute le mie registrazioni. Sono tutte fatte in 1080p a 60 fps e non hanno nessun tipo di color correction. Quindi adesso vi lascio ai filmati e
dopodiché ci vediamo per le considerazioni finali. Eccoci qua con una prova del come si sente l'audio e come si vedono le immagini con la Windows 4K. Al momento sono a favore del sole, possiamo girarci per vedere come cambia, c'è un po' di vento, vediamo come lo riprende. Proviamo a passare contro luce e di nuovo a favore di luce. Ciao! Quindi, come abbiamo visto dai filmati, sebbene la Windows L1 sia una action cam concettualmente e dal punto di vista hardware un pochettino, diciamo, tra virgolette vecchia, infatti mi ripeto, monta un sensore IMX078 della Sony e un chipset Novatec 96660. Risulta un action cam dal almeno 1080p dai filmati buoni, con una buona filatura dei contorni, però deficita moltissimo dal comparto audio. Infatti, come avrete sentito, è praticamente impossibile sentire l'audio di ciò che si riprende anche con la cover senza cover, cioè senza questa. La clip che si applica per poterla montare senza cover, ve l'ho fatta vedere prima nell'unboxing, va a coprire praticamente qua il microfono. Quindi, come ho scritto nella recensione, bene ma non benissimo, per 69 euro forse mi sarei aspettato qualcosa di più. In ogni caso, niente ci vieta di vedere se la possiamo trovare in vendita su qualsiasi altro shop cinese. Ce ne sono tantissimi, cerco di lasciarvene qua giù in descrizione, come cerco di lasciarvi qua nelle cartelle altri filmati che ho fatto di altre action cam. Potete trovarla sicuramente a un prezzo minore e secondo me, se si dovesse aggirare intorno ai 50-45 euro è sicuramente una scelta ideale per le riprese delle vostre vacanze, ma non solo queste estive, parlo anche di queste delle prossime vacanze invernali. Io per esempio con la mia ho fatto le riprese della crociera che ho fatto a inizio giugno. Quindi non mi resta che salutarvi, ringraziare Wimmius per avermi dato la possibilità di farvi conoscere questa action cam, invitarvi a iscrivervi al canale, mettete un mi piace, commentate e seguitemi anche sulla pagina Facebook e Instagram, dove cerco insomma di coinvolgervi un pochettino in questa mia passione nel voler provare le cose. Quindi per questa volta è tutto, ci vediamo con la prossima recensione strampalata di chissà e alla prossima, ciao!